Bentornati al consueto appuntamento con il meteo. La nostra penisola in questo periodo sta vivendo fasi climatiche particolarmente estreme fra di loro. Basti pensare che durante la scorsa settimana è stato il freddo a caratterizzare il clima, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con la comparsa della neve anche in pianura sulla Val Padana. Successivamente, negli ultimi giorni, invece è stato il caldo a interessare le nostre regioni centro-meridionali, soprattutto con un alito sahariano che ha fatto schizzare i termometri, facendo registrare temperature ben oltre i 20-25 gradi localmente. Addirittura sulla Sicilia si sono sfiorati i 30 gradi. Se osserviamo le immagini del satellite possiamo notare come il tempo stia per cambiare nuovamente, anche questa volta in maniera estrema. Una massa d'aria molto fredda di origine artica dalle regioni centrali dell'Europa si sta portando verso sud e forti venti stanno cominciando ad interessare le nostre regioni centro-settentrionali adriatiche, portando una diminuzione delle temperature e accompagnati da qualche rovescio, qualche temporale. Se osserviamo la carta relativa alla distribuzione della pressione possiamo notare una profonda circolazione di bassa pressione, infatti presente sull'Europa centrale, che si sta portando verso i Balcani, interessando appena la nostra penisola, in particolar modo le regioni del versante adriatico. E tutto questo a causa dell'espansione meridiana dell'anticiclone delle Azzorre, che sta andando a portare il suo tepore a latitudini molto settentrionali. Anomalia a cui l'atmosfera sta rispondendo e producendo la discesa di masse d'aria molto fredde dalle regioni artiche verso sud, nel nostro caso verso i Balcani. Questa situazione durerà per tutto il fine settimana, producendo quindi un deciso calo delle temperature su tutta la penisola, ma pochi fenomeni, per lo più concentrati sulle regioni del medio e basso versante adriatico, dove potranno assumere carattere nevoso anche a quote decisamente basse. Nel medio termine i modelli di previsione continuano a proporre scenari gelidi per la nostra penisola, in quanto tutta la circolazione tenderà ad isolarsi sui Balcani, fenomeno questo che le farà acquistare un moto retrogrado, ossia è contrario alle correnti portanti della circolazione atmosferica, quindi da est verso ovest, piombando sulla nostra penisola proprio durante la prossima settimana. Questa situazione però presenta ancora molte incognite, quindi da monitorare, e ne riparleremo nella prossima edizione. Il dettaglio sulla nostra regione vedrà nella giornata di venerdì un tempo spiccatamente variabile all'inizio della giornata, quindi nubi sparse, più intense nella parte meridionale del territorio, dove lì potranno esserci ancora qualche fenomeno residuo, ma tutto in via di attenuazione. Nel corso della sera, nuovo aumento della nuvolosità lungo la fascia litoranea, con qualche rovescio, qualche temporale e qualche nevicata a partire dai 500 metri di quota. La temperatura subirà una sensibile diminuzione con venti tutti settentrionali, anche moderati, localmente forti lungo la costa, con mare quindi generalmente molto mosso. Le giornate di sabato e domenica vedranno un miglioramento, quindi tempo decisamente soleggiato su tutto il territorio, qualche nube sparsa di passaggio, ma comunque innocua. Nel corso della sera di domenica ci sarà un progressivo aumento della nuvolosità, preludio al cambiamento che avverrà nel corso della prossima settimana. La temperatura subirà un lieve aumento, pur rimanendo su valori piuttosto bassi, con venti inizialmente tutti settentrionali di debole intensità, tendenti a divenire sud-occidentali nel corso della sera di domenica. Il mare con moto ondoso in attenuazione. La giornata di lunedì vedrà un deciso peggioramento. Questo è tutto per il momento, arrivederci.